Le Madonne medievali al centro della mostra dal titolo La Madre Generosa dal culto di Iside alla Madonna Lactans, organizzata all'interno del Munda, il Museo Nazionale d'Abruzzo all'Aquila, dalla direttrice Lucia Arbace. Una mostra che parte da lontanissimo, raccontando il primordiale tema della fecondità, il più antico gesto del mondo, del passaggio dei lattanti che svezzano e crescono, attraverso le terracotte di Capua, di Ercolano, di Chieti, accanto alle rare icone del XIII secolo dalle antiche abbazie abruzzesi, con reperti dell'antico Egitto provenienti dal Museo Archeologico di Napoli e poi dipinti rinascimentali con le floride popolane del seicentesco presepe Antinori e i votivi in maiolica di Castelli. Tutti hanno come soggetto le Madonne medievali. La mostra rientra nel progetto L'Aquila Città d'Arte, frutto dell'accordo tra MIBAC e Comune dell'Aquila, e sarà visitabile fino al 29 settembre. Una mostra e una performance qui alle 99 Cannelle al Munda, dedicata alla città, all'Aquila che rinasce. La rinascenza parte dai primi liquidi che hanno dato la vita, l'acqua e poi il latte che dalle mamme passa ai bambini, così come nei culti pagani la dea Iside allatta Horus o le Curotrophos allattavano i loro bambini ed erano i votivi delle gente italiche, o anche nell'antica Capua la Mater Matuta. Ma qui alle 99 Cannelle, fuori dalla mostra, abbiamo voluto far arrivare delle mamme vere che allattano i loro bambini, perché vogliamo con questa performance dare un segno di rinascita alla città che ha bisogno di ritrovare la sua fertilità, la sua fecondità, e quindi è un segno benaugurale in questo metà anno del decennale, nel giorno della Madonna delle Grazie.